Salve, mi chiamo Fabrizio Rongione, faccio la parte di Alexandre nel film di Eugene Green La Sapience o La Sapienza. La storia del mio personaggio è praticamente un architetto che si chiama Alexandre, che parte per l'Italia sulle tracce di Borromini, un grande architetto del 500. Sì, poi incontra un giovane architetto, cioè un giovane aspirante, sì, ecco. Incontra un giovane aspirante, Goffredo, qui a Stresa, sul Lago Maggiore, e insieme partono a Roma a scoprire un po' i lavori di Borromini. E quindi c'è questo incontro, questa relazione, questa amicizia che si crea durante il viaggio. Io ho scoperto il lavoro di Eugène vedendo nel 2004-2005 un film che era già stato coprodotto dai Dardenne, dai fratelli Dardenne in Belgio, e ho scoperto il suo lavoro vedendo Le Monde Vivant e sono rimasto molto colpito dal film, già dal fatto che gli attori recitano guardando la cinepresa. La prima cosa che io ho imparato a scuola era proprio il fatto di recitare sempre guardando il tuo compagno, guardando l'altro attore, guardando l'altro personaggio, cercando di parlare all'altro personaggio, all'altro attore. E qua devi parlare a te stesso praticamente, perché quando guardi nella cinepresa ti vedi. Un po' come guardarsi nello specchio, quindi è una cosa chiaramente difficile. Avevo un po' paura di questa cosa, però non pensavo che fosse una cosa così difficile. È un modo particolare di lavorare, perché è molto, cioè, diciamo che il corpo, sai, quando reciti cerchi sempre di trovare una naturalezza nel modo di recitare. Con Eugène diciamo che questa naturalezza è una cosa cioè non una cosa diversa, è più quando lavori con lui è più, cioè non è non si parla più di naturalezza, si parla diciamo di piuttosto di trovare un'emozione interna che ti deve aiutare a dire la battuta. Il corpo dell'attore nei film di Eugène è sempre abbastanza rigido. Chiaramente avevo già visto i suoi film, quindi avevo già capito come, tra virgolette, come dovevo fare, come dovevo recitare. Hai comunque sempre dei tratti in comune con un personaggio. Poi quali sono le cose in comune con Alexandre? Sinceramente, boh, non lo so, forse io l'architettura è una cosa che mi è sempre piaciuta. La voglia di trovare una bellezza, di questa volontà, questa voglia di cercare la bellezza. Per il resto, ma sai, sinceramente, guarda, per il resto è anche meglio che non ci rifletto troppo, perché poi le cose forse poi saranno meno spontanee. Però sicuramente c'è qualcosa in comune.